Buonasera a tutti, siamo alla seconda puntata di Catamelos, progetto ideato, condotto, filmato da Tamara Iduk. Siamo alla libreria Il Catalogo e parto con le presentazioni. Ogni volta che c'è una puntata abbiamo un ospite che serve anche per il protagonista un po'. L'ospite questa volta sono contentissimo, c'ho anche cenni biografici ed è una mia carissima amica e carissima amica anche di Ale della libreria che è Paola Galassi. Paola Galassi qui, qui adesso ciao, la biografia. Allora, ci conosciamo dai tempi di Bagni Robi. Posso dire una cafonata? Quando non si facevano ancora le prove costume, per tutti, lo dico, ecco, quindi è passato tantissimo tempo. Paola Galassi è una regista, è una sceneggiatrice e soprattutto è anche amica dell'invitato, del convitato di Pietra di stasera. E poi abbiamo Mattia Scanapini, che ogni volta col suo terzo occhio, diciamo, riprende e blocca con l'obiettivo alcuni momenti di questa serata. Quindi, seconda puntata di Catamelos e niente. L'introduzione era dei Gypsy King. Forse stasera abbiamo uno dei Gypsy King. Vittorio on the day. Oh, ciao! Esatto! Era, che qui, era ora che questa cosa uscisse pubblicamente. Questa città deve essere fiera. E tutto il gruppo è del tutto il gruppo. È sempre voluto esserlo e lo siamo. Allora, Toto and the Day. Adesso io mi metto gli occhiali. Però specifichiamo questo perché Topazio Perlini è lo stesso Toto, è lo stesso Vittorio. È lo stesso e non lo è. E non lo è. È lì. La biografia si stava. Stavo dicendo una biografia nota a tutti a questo punto. Comunque, se la biografia è un po' più complessa, la discografia ormai è da disco di platino, no? Sì, assolutamente. Quello, certo. Mentre una cosa importante è che c'è anche una bibliografia per Vittorio on the Day, che inizia a essere anche abbastanza corposa. Sì, due. No, perché? Dopo raccontiamo qualcosa in più, dai, ecco. E Vittorio on the Day. Devo essere sincero, ieri con Alessandra ci siamo rivisti a un anno di distanza in televisione, non perché era programmata, ma perché si può guardare anche in televisione, ed è proprio un anno forse passato da quel momento così bello che è stata la tua partecipazione all'altro progetto di Tamara, cioè Quarantene non a caso. Le cose un po' si ripetono. Secondo me si ripete sicuramente il fatto che quella volta, quando ti ho chiamato, ti ho parlato, non avevi capito cosa dovevi fare e credo che ci risiamo. Sì. Ti ho richiamato, ti ho spiegato tutto benissimo e tu non sai cosa devi fare. So che devo fare una cosa, ma non ho capito benissimo cosa. Quindi, nonostante però, tutto, e torna. Mi sono fidato. Ecco. Come, io di base mi fido. Quindi, la parola è Gypsy King. Poi è Gypsy King. Però, oddio, quell'appuntamento è qui adesso, era collocato dentro un grande imbarazzo, una grande commozione. Da poco Zagor si era allontanato. Toto, carissimo, sei stato veramente caro, te lo giuro. È stato un pomeriggio che, con sorriso addirittura, intelligente, rispettoso e con dei racconti che ancora io e Ale ascoltiamo e ci emozioniamo, veramente, Toto. E adesso svelo una cosa. È in arrivo un altro libro. Dai, lo volevo svelare, sì. Tanto, ma no, lo sai perché nel fatto delle cose che ritornano, è vero, quel periodo stava uscendo il vostro secondo libro, scritto a quattro mani, ma da quel momento raccontato da uno solo. Sì. Io non lo so questo, quante mani l'hanno scritto, addirittura questo è firmato Vittorio on the Day. Sì.
Sì, perché... Posso dire anche il titolo, non lo dico. Non lo dico. No, perché ancora quello non è... Quello è ancora aperto. Quello è aperto. Con l'editore ancora ci sono 7 giorni prima che vada dallo stampatore. Quindi comunque, manca poco. Veramente, oggi sono veramente emozionato e contento di averlo... Toto qui per questa seconda puntata. Sinceramente, come si diceva a Giochi senza frontiere quando uno si giocava il fil rouge, che era il jolly si giocava, ecco. Noi con Toto vogliamo un po' alto questa sera. E rispetto all'altra volta che ho riguardato le immagini, eri poveretto su una sedia piccola da matti, te lo giuro, e stavi così. Stavi così. L'ho visto anch'io, cioè ero tutto. Ma t'avevo dato una sedia lì. Adesso c'è il trono di uomini e donne. Qui c'è il trono. Sì, ci sono. Quindi qualcosa è cambiato rispetto all'altra. E soprattutto è cambiata la locazione. Ti portato anche a te, ti abbiamo portato qui nella stanza che noi chiamiamo, ho detto l'altra volta, la Wunderkamera, ma non perché ci siano delle meraviglie, perché ci meravigliamo noi ogni tanto. Ieri sera, per mettere a posto, in attesa del tuo arrivo, guarda, mi volevo divertire, te li volevo far trovare come una caccia al tesoro, ma dei libri... Io li ho messi un po' in giro, dopo mi voglio divertire a farteli vedere. Ah, no, assolutamente. E vabbè, parto dicendo una cosa. In quella intervista che invito tutti a rivedere, perché è veramente un'intervista deliziosa, avevi fatto... Era il momento in cui ti interessavi dei poeti inglesi, di John Donne, sì, dei poeti di Simi, ci hai citato. Sì, è vero. Ecco. Adesso sono curioso, a un anno di distanza, forse sei al Dolce Stil Novo. Dai, ci ho preso. I poeti provenzali. Vedi? Che ho detto andiamo alla fuoco. La settimana scorsa mi aveva preso la fissa perché ho letto delle cose in provenzale e sembrava il dialetto pesarese. No? E allora ho fatto tutto un viaggio. Ho detto, ma chissà se in quel periodo in cui le lingue lasciavano il latino e diventavano lingue europee, poi in realtà, perché all'epoca non esisteva l'Italia. Però ho detto, mi sono immaginato, chissà se questo sarà un aggancio, se io leggo il provenzale tanto diventa... dialetto pesarese, perché ogni tanto c'hanno queste passate, questi strani retaggi. Però sì, vedi, ci hai quasi preso. Però mi ero preso Daniel. Col provenzale e mi sono portato giù questo libro. Vedi. Guarda me, perché mi piace. Altro che Camillas. Guarda il titolo. Cioè, così gli puoi dire, Einstürzen der Neubauten. Ho detto, chissà, o il Dolce Stil Novo forse segue le tournée dei, voglio dirlo bene, Ensen Sturzende Neubaten. No. Ma che miseria. Ein, poi è vero. Cioè, loro c'è una preoccupazione quando parlano in tedeschi. Guarda, una tensione. Ti lascio due o tre cose che ho rivisto ieri, perché sennò la faccio troppo lunga. L'ho riguardata la quarantena, ti giuro, e chiedo a Tamar di dirmi sì, oggi, così. Un progetto, lo voglio fare con te, tu sei il perfetto libraio, non lo sai? No, non lo sapevi, no. Ti giuro, sei perfetto, vorrei fare 5 puntate dove tu racconti questo mestiere. Allora, io ho un foglio, no? Dove ho tutte le cose da fare, tipo, non sono le cose che tengo da parte, ogni tanto quando si riempie passa. Tra una delle cose da fare, che ho pensato più di un annetto fa, Sì, no, diverso tempo fa, cioè il giullare della libreria, cioè farmi pagare dalle librerie e poi andare nelle librerie e quel giorno lì cominciano le persone a vendere, cioè loro mi dicono devi vendere questo e questo, io col modo giullaresco convinco le persone a comprare quei libri. Comunque, il giullare della libreria. Te lo giuro, io riguardando quella puntata, allora, intanto vabbè, devo segnarmi delle cose perché hai detto... Ricordi l'arte magica, no? Quell'arte magica, non te la ricordi, fallimentare, cioè quella di cercare una risposta nei libri, certo, e non trovarla mai. Questo è perfetto. Poi un'altra cosa bella, questa idea dell'accumulatore di libri. E i libri che ami di più sono quelli che ancora non hai letto, forse, esatto, anche. Sì. Guarda, sono le regole fondamentali, credimi.
per essere un ottimo libraio. Io di questo sono... Io voglio molto bene i libri, c'è da dire questo. Sono guarda, l'hai detto anche un anno fa. Sì, sì, perché quello hai lo detto so. Proprio questo, me lo ero scritto. Io quanto vi voglio bene. La sera che non prendevi sonno, esatto. Ti andavi io vicino e gli dicevi questo. Sì, è vero, è vero. E vabbè, iniziamo così, dai. È passato un anno e... Anche perché il progetto che ha pensato Tamara è un progetto dedicato a questo spazio, un po' inconsueto, o comunque a quelle persone che vorranno accettare, tu sei uno di quelli che ha accettato, che in questo momento... Scusa, hanno accettato tutti quanti tutti? Che abbiamo contattato, certo. Anzi, molti sono stati anche eliminati, forse, fuori lista. No, persone che hanno a che fare, qui c'è Paola col teatro, fotoreporter, c'è Vittorio. Non è un momento straordinario. La Tamara l'ha pensato così, per far trovare queste persone all'interno di uno spazio, ripeto, che non è quello, e parlare con musicisti, uomini, persone che secondo me il cui mestiere, professione ha bisogno dello sguardo, ha bisogno della presenza, ha bisogno delle persone, non c'è niente da fare. E qui proviamo a trovare un momento di abbandono, ecco questo. Poi c'ho altre migliaia di cose, no, però verso la fine. Non so se ti ho dato qualche stimolo per iniziare a parlare. Sì. È cambiato qualcosa da un anno? No, stavo pensando, no, più che altro stavo pensando com'era, beh, diciamo, quando noi ci siamo visti qui si era appena riaperto il, no, il era mondo, così, cioè, era il primo dopo di il maggio, 4 di esatto. Maggio. E in questi giorni qui noi dovremmo essere nelle stesse condizioni di un anno fa, ma la percezione è completamente diversa. Cioè noi non saremmo mai usciti, c'era una cosa anche dentro, c'erano proprio delle barriere, no, tutti chiuse. Quindi c'è una delle cose che ho fatto molto quest'estate girando è quest'idea di non, che rispetto al virus, benché sia tremendo nei suoi esiti, però allo stesso tempo è comunque qualcosa che puoi gestire. E qui gestendolo con certe modalità di comportamento, con delle modalità organizzative, eccetera. Se stato io ho suonato tanto, ho presentato il libro e poi ogni tanto suonavo anche in coda, eccetera. E alla fine, stando dentro certe procedure, in pratica, tutto è stato possibile, fino al concerto gigante qua in piazza, che è stato uno degli eventi dell'estate, tra gli eventi più grandi organizzati. Però io sono stato anche a festival in Lombardia, in Calabria, ovunque, con la disciplina, con un minimo poi disciplina, cioè non... Quindi una delle cose che ho sperimentato è mano a mano anche questa, cambiare la rappresentazione di questo Covid, no? Che c'avevo io, di non vederlo come una forza della natura assolutamente incontrollabile, ma come un evento, un incontro che noi abbiamo, noi umani, e che come tutti gli incontri non sempre purtroppo sono positivi, e lui va gestito in maniera molto delicata. E quindi anche questa cosa, quando è stata io il 25 ottobre ero in Svizzera a suonare, quando il 26 avrebbero poi finiva di nuovo tutto chiuso, i teatri, spazi, niente più concerti, così. E ho fatto l'ultimo concerto in Svizzera, in un chiosco sul lago. E lì mi ha dato fastidio questa cosa qua, perché venendo da un'estate in cui avevo visto che in realtà il controllo c'era, perché non ho visto mai, ho fatto più di 40 date, non ho visto mai situazioni di sbrago totale, di sì, vabbè, no, anzi assolutamente, proprio massimo controllo, massima attenzione di tutti, e quindi un po' lì quella cosa che tutti dicono gli artisti, no, che si lamentano, è chiuso, perché è una cosa che forse dall'esterno è poco percepibile allo stesso modo, come lo percepisco io e sicuramente anche Paola, che in realtà è una cosa che tu puoi gestire, non è una cosa che si trasmette a contatto, eccetera. Quindi un po' questa cosa ha portato a questi però, mesi... Scusa se sì. Ritorno... Vabbè, ci ritorno. Rispetto a quell'incontro...
che continuo a citare e a rimandare, tu dici una cosa a mio parere molto, molto importante, e parli di riposizionamento. E cito: ho perso tutti i miei riferimenti, il reticolo, Mirko era, c'era ed era in quella posizione. Ecco, adesso ti volevo chiedere questo riposizionamento come, adesso a prescindere da, dall'organizzazione e dalle tappe sì, che hai fatto. Lì diciamo che quest'estate, tutto il tempo finché si è potuto girare, in realtà io sono stato in tutti i posti, in tanti posti dove, dove avevo persone che erano legate ai Camillas, e quindi in realtà è stato proprio un ripercorrere. Questo reticolo di cui parlavo prima, in realtà poi dopo, durante l'estate, tarda primavera, tutta l'estate fino all'autunno, è stato un andare a ripercorrerlo tutto. Quindi sono stato dalla Calabria appunto a Roma, sono stato a Milano, sono stato in Veneto, sono stato a Venezia, tutte le situazioni dove sono stato anche in, in case di persone, ho fatto concerti in giardino, perché le persone mi volevano incontrare, quindi organizzavano nel loro giardino una cosa per potermi avere e stare insieme un giorno, così. E quindi diciamo che il riposizionamento è stato quest'estate assolutamente tipo affettivo, cioè recuperare tutte le proprio le relazioni nel dettaglio, rivedersi, consolarsi un po', rilanciarsi, raccontarsi le cose che si faranno, eccetera. Adesso sta arrivando il momento del riposizionamento anche più pratico, diciamo, rispetto alla musica, rispetto alle... Però devo dire che per stato fortunato è stato tutto molto fluido, tutto molto senza particolari stacchi, diciamo che è come se la brutalità, la nettezza dello stacco originario, insomma, cioè della mancanza di Mirko, che è talmente forse nitido, no? E indiscutibile, che allo stesso tempo lascia però come un eco, no? Un riverbero positivo, un che paradosso. Mi permette di continuare, di fare e di poi in realtà continuare tutte le cose che avevamo iniziato, tutte le cose che insieme avevamo iniziato a fare, continuare e percorrerle e ripercorrerle. Cantiamo? Sì. Ma cosa? Cosa? Cantiamo la canzone del pane in una versione, come si dice, originale, la versione legacy, la versione che ho ritrovato il testo, perché Camillas, quando all'inizio, i loro primi anni, non avevamo questa certezza della nostra memoria, per cui Mirko cantava con un leggio. Perché volevamo cantare quello che avevamo scritto. Poi dopo, a un certo punto, abbiamo capito, a un certo punto ci siamo dimenticati il leggio, cioè non l'abbiamo avuto, e abbiamo visto che si faceva tutto lo stesso. E allora a quel punto non avevamo più il leggio, però non avevamo più nemmeno le parole come le avevamo scritte. È la storia di Bisonte. Ma che è molto diversa da... No, non è molto diversa, però un po' diversa è. Un po' diversa è. Bisonte era lo stereotipo di questo, proprio il modello, perché come è conosciuta è la versione del disco, ma dal vivo non è mai stata fatta così, perché capirà se si ricorda. E infatti quando Mirko nel video di Talent Got Talent indica, no, e dice qui c'è scritto lebe lebe, non è una battuta, perché lui se l'è dovuto scrivere e aveva scritto anche i versi miei di fianco per essere sicurissimo di non sbagliare e ricordarsi le parole che dovevano essere dette. Quindi faccio questa versione del pane. Tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. E vorrei vederti un po' più
più da vicino e darti un bel bacio sul collo davvero, toccarti una mano, toccarti due mani e darti un bel morso sul braccio davvero. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. E vorrei vederti un po' più da vicino, darti un bel morso sul braccio davvero, lanciarti una mano, lanciarti due mani e poi salutarti ancora sdraiata. Tu bussi, bussi, bussi e poi distruggi tutto. Questo regalo così bello dovrà rimanere un'ora qui dentro, lo sa, no? Lui mi ha detto, io la faccio però un'ora sto qui dentro perché a Toto piacciono i libri. Mi sono scritto queste tre frasi, guarda, che forse sono vere. Toto, i libri li sa spostare anche solo col pensiero. Sì. Ok. Sa cercare quello che non vuole trovare. Bravo. Ok. Che è legata alla prima. Sì. E si appassiona a ciò che ci si può dimenticare. Assolutamente. Assoluta. E quindi perché puoi stare un'oretta qui per questo regalo così bello. Sì, girondolo, vedo gente. E un giorno tutto questo sarà tuo, si dice, no? Bello, vabbè, bello, vabbè. Bello, 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 questo mi piace, l'ha detto. C'è un rischio di tutto questo. Che la devo pulire? Sì, no, quello non è un rischio, è un dato di fatto. Quindi si pulisce sempre la sera prima di uscire. Certo. No, il rischio è che o ci canti un'altra canzone, sì, oppure Trencia quest'estate deve fare un concerto al posto tuo. Se c'è questo scambio di ruoli. Che non si deve male, in spiaggia. In spiaggia, tu libraio e lui fa un concerto. Credo di sapere una sola canzone tutta a memoria. Una sola canzone. Quale? Credo una di Bennato addirittura, ma non la voglio neanche provare. Una di Bennato? Sì, pensa. Però tu, io sono stato sociale, quest'anno a Sanremo ha preso praticamente una canzone di Bennato come giro e come ispirazione. Quindi non si sa mai, Giovanni. A Sanremo stanno andando tutti, eh? Cioè un attimo, è un attimo. Signore e signori, con anche quest'estate canto io, Giovanni Trencia, dirige l'orchestra, il maestro On The Day. Ed entra lui tutto luccicato, tutto bello, che immagine, bellissimo. Ok, telefonato. Giovanni e Achille Lauro. Il nuovo Achille Lauro, bellissimo, con la scritta. Bellissimo. Ci faccio questa che viene bene con questa chitarra che non è. Passi accanto chiedendomi la libertà,
Sposti discorsi con gesti, ti arrendi all'attesa di soffio di mare. Non avevo più dignità da tenere per te sul cuore. Amore, muore la voce, negli occhi c'ho il sale. Forza, partiamo che siamo pirati. Crolli su queste parole, giornate un po' vuote, sarà la realtà che ci porterà fino alla cima di questo vederci ad un passo dal sole. Non volevo più stare qui, ti ho portato con me sul fondo. Amore, muore la voce, negli occhi c'ho il sale. Forza, partiamo che siamo pirati. Partire dall'area delle canzoni tristi di Camillas, di questa consapevolezza, perché le persone fanno le cose in base alle condizioni esterne, i mezzi di produzione sono di proprietà del capitale, è il capitale che decide cosa fai, però tu puoi metterti in condizioni autonomamente, creare delle condizioni, perdi il tuo potere in favore di te stesso, che è importante. Per cui in questo caso qui noi ci eravamo dati tempo infinito per registrare questo album, che è Costa Brava. E quindi noi non ci siamo, quindi avevamo un sacco di tempo, avendo un sacco di tempo tiravamo fuori ogni tipo di canzone, ci lasciavamo andare di più, sono venute fuori anche due o tre canzoni veramente queste tremende, con queste qui che cosa vorrei dire? Diverse, c'è anche Incagliate, una canzone napoletana, di uno che ha ucciso per gelosia lei, e lui adesso si sente come una nave incagliata in un porto. Quindi bloccato lì così, tremenda. Mamma. Quindi a volte non è sempre bene avere tutto sto tempo per fare le cose. Forse a volte la fretta funziona, sì, coincisione, se no ce l'avamo lasciati. È il disco della pericolosità, quello. Facciamo Incagliata allora. No, non so proprio più suonare. Rimossa. È stata rimossa completamente. Non è proprio... Questa qui l'ho recuperata perché non mi ricordo neanche perché, però ho trovato il testo. E allora mi sono ricordato come la suonavo, perché non la suonavamo dal vivo, questa era... l'abbiamo suonata due volte, l'avremmo suonata. Era troppo... C'era chiaramente... Vogliamo accennare una canzone allegra? Una canzone allegra? Sì. E ti do prima la notizia. Ti ricordi le tartarughe? Si è aperta a Pesaro una biblioteca con solo libri sulle tartarughe. Davvero? Ti giuro. Tu hai parlato a lungo delle tue tartarughe. Sì, perché sono stato la biblioteca Braille. Giorno. Adesso si dedica, anche perché ogni tanto lì arrivano. Cioè gli portano le tartarughe? No, vero? Arrivano le tartarughe, mi pare, no? Ogni tanto lì si fermano lì verso Sofia. Sì, questa leggenda. Una. Perché lì di solito si fermano le tartarughe. La stessa. Una. Cioè pensano è tutto mono, avete notato? Sì. Un fenicottero. Una tartaruga, uno, noi una gazzella, avvista uno, noi non esageriamo. Una cicogna, esatto, cioè. Sempre uno, cioè non è che adesso facciamo le cose con calma, va bene? Allora, ok, gli stranieri, ma uno. Pesaro è una città, accogliente, selettiva. Ma selettiva, accogliente, accogliente. Sì. Animali strani, sì, così. Sì, sì. Però ci sono stato al Parco Mirafiore stamattina e c'erano le nutrie. No, loro ce ne hanno tante. Quelle molte. Loro tante e viva le nutrie. È una canzone felice, cioè felice più. Non l'hai portata la nutria, però. No, però ho portato... No, non ho portato. Devo recuperare la mia memoria. Perché prima la canzone del pane era una canzone felice, non era felice. Quella è felice. Sì. Queste cose così, non ci vuole una canzone media. Però c'ho un problema che non so questa come suona, perché... Sì, va bene. Perché la chitarra mia vera è bloccata oltre i confini di Fosseore a Fano.
quindi per andare adesso che tocca decidersi proprio a partire, vai in uno studio di registrazione là, sta da sola, mi scrive tutte le sere, torna a prendermi, adesso giovedì vado a prenderla. Però adesso c'ho questa qui che è piccola, che però sto prendendo tempo perché non mi viene in mente che canzone. Non avete un'idea? Ci sono sempre i Gypsy King. Ah, esatto, quello. C'è un minuto di Gypsy King. No, no, esatto, esatto. No, però c'ho la soluzione a questo problema, guarda, ma... Sono un ragazzo previdente. C'ho un elenco. C'è un elenco che mi permette una varietà, la possibilità di scegliere. Questa qui, che non è la mia scritta, però mi piace moltissimo. C'era un re di nome Federico, che andò in guerra e cercava il nemico. C'era un re di nome Federico, andò in guerra e cercava il nemico. Ma il nemico era andato a comprare il gelato. Ma il nemico era andato a comprare il gelato, infischiandosene. Del re Federico, nemico, vieni fuori che ti aspetto. Adesso no, finisco il sorbetto. Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia. Adesso no, perché ho il mal di pancia. 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 Re Federico, per la disperazione, buttò la corona ed andò in pensione. Grazie. Bella! È scritta Gianni Rodari, le parole. E la musica l'ha scritta, non mi ricorderò mai il nome, quello con gli occhiali del quartetto Cetra. Ah, sì. Il marito della Lucia. E lui cioè, se tutte le notizie viene il nome di quello. Sì, Virgilio Lucia. Virgilio, ha scritto Virgilio, e praticamente hanno fatto un album, cioè è uscito un disco proprio. E quindi questo album è stato poi è uscito in versione su Bandcamp, rifatto da tutti gli artisti italiani, e noi abbiamo prefatto questa Re Federico in versione esecuta chitarristica, sono un po' tutta un po' ballerina, un po' sculettante così. Come vogliamo finire con i Gypsy King, quindi? Ci facciamo dai due minuti sempre quello, 2 minuti per parlare di e anche di, ma quando ti senti solo e nessuno ti guarda, che cosa potresti dire se non, e anche perché l'Occidente ha tutti i beni del mondo, ma come i sudamericani o gli spagnoli o i pesaresi. Uno, giusto? Uno pesaresi. Grazie. 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 Io volevo farti firmare la copia. Certo. Perché ti conosco io, Mattia? Voi lo sapete che lui fa delle firme così belle nei libri che sono quelle. Io poi... tutto il mio commento qui solo a pensare sì, ma... dove ho visto lui. Invece di pensare a sì, qui. Sì, assolutamente, ero completamente concentrato. Non saprei. L'altro mi sa lei, ma chiudo. L'ho già visto. Sì. Chiudo. Salutiamo. Ciao. 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 Mi è piaciuto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie Paolo. Ciao. Io mi due cose ho dimenticato.